So. Quello che avete appena visto potrebbe considerarsi un clickbait. Ed è proprio di clickbait che si parlerà oggi. Ciao a tutti ragazzi, io sono Frutto Jaxburri e benvenuti in questo nuovo video. Sì, il clickbait. Il clickbait purtroppo. Che ho un afta, vedi che caccio. Il clickbait purtroppo, o per fortuna, è una parte ormai fondamentale di YouTube. Io non ne sono coinvolto in prima battuta, perché, anzi in prima persona, perché appunto non pratico di solito questa becera. Però dovete sapere che benché questa parola è diventata famosa grazie ai video di YouTube, in realtà il concetto di clickbait esiste da molto più tempo ed è da ricercarsi, secondo me, nelle pubblicità di tanti anni fa. Ed è per questo che oggi andremo a vedere cosa accadrebbe se esistesse il clickbait nella vita reale. O magari scopriremo dei veri clickbait nella vita reale. Dipende da come chiamerò questo video. Iniziamo con la scontistica da negozi. I saldi, il periodo dei saldi, durante il quale tutti pensano di risparmiare un sacco di soldi, che facciano un sacco di affari, un sacco di offerte convenienti. Io ci credo poco, perché molto spesso sono farlocchi. È difficile, non dico che è impossibile, ma è difficile trovare delle buone offerte, specialmente se metti un fino a tra lo sconto e l'80%. Tradurlo in italiano è un po' una merda, però save up to 80%, ma up to è scritto piccolissimo, un po' come quando nella frutta, i fruttivendoli, almeno qua si usa così, mettono tipo 8,99, però la gambina del 9 è tipo minuscola, quindi sembra 8 euro, invece è 9 euro. Ho fatto una spiegazione della Madonna. Continuiamo invece con un argomento che a me potrebbe interessare, perché si parla di fiocchi d'avena, e in particolare con questa marca Quaker, che è molto famosa e abbiamo visto probabilmente in qualche altro video, non mi ricordo di che cazzo parlassimo, però l'abbiamo già visto. Nella seconda versione dice che ci sono 30, c'è il 35% di... Nella seconda versione dice che c'è il 35% di sughero. Ma perché dico sughero, figa, se è zucchero? Di zucchero in meno. Se andiamo a guardare le proporzioni, c'è solamente il 35% della porzione in meno. Non è che hanno tolto lo zucchero, hanno semplicemente diminuito la porzione. Questo è un gran bel clickbait. I preparati per fare gli smoothie. Molto semplici da preparare. Basta aggiungere l'intero smoothie. Perché? In questo pacco infatti c'è scritto: basta aggiungere fragole fresche, latte e ghiaccio. Cioè, cosa cazzo c'è in quella polverina? Lo zucchero? È in realtà dello zucchero con scritto smoothie mix. This is next level. E in effetti, questo è proprio un'infamata della Madonna. Cioè, gli hanno fatto un buco nella scatola per risparmiare, boh, quanto saranno quelle 20-30 ml di prodotto. Cioè, secondo me costa di più fare uno stampo per le bottiglie con un buco nel mezzo che metterci 20-30 grammi di prodotto, che comunque, essendo un bagno schiuma, sarà tipo veleno comunque. Però, ragazzi, questa è proprio l'essenza del clickbait. Molto, molto bello. Stupendo questo, cazzo! Questo più che un clickbait... Cioè, questo sì, è un grandissimo clickbait, ma fatto con astuzia, quelli che piace fare a me. Ha scritto free wifi e cold beer, ma le parole chiave, cioè free e beer, birra gratis, le ha scritte più grandi. Oh, se poi vi fermate alle apparenze e non andate a fondo, siete le persone superficiali, sono vostri, e quindi vi beccate questo clickbait. Magari entrate dentro e ormai dovete ordinare e vi sta pure bene. Poi magari entrate, il locale è pure carino, e magari non ci sareste mai entrati se non aveste letto quel cartello. Quindi clickbait, in alcuni casi, è giusto, serve a valorizzare il prodotto. Oh, tutta cosa io vi devo spiegare. Persino un palloncino può essere clickbait, se gli disegnate una faccia che poi diventa uno sputino quando lo gonfiate. Madonna, raga, qua siamo proprio next level. Oddio, un capello finto per farvi fare swipe up. Cioè, questi hanno messo la foto di un capello finto sullo schermo, in modo tale che quando voi swipate nelle varie storie, no? E vi spunta questa storia sponsorizzata, pensate di avere un capello sullo schermo e fate swipe up. No, ma no, che figata! Che figa geniale! Problemi di parcheggio? Lo so,
è una piaga di un po' tutte le città, ma non c'è problema perché qua abbiamo un parcheggio pubblico a soli 4 dollari. Ogni 10 minuti? Cioè, minchia, in un'ora quanto spendo? 6 per 4, 24? Ma stai scherzo, 24 dollari all'ora! Dove minchia me la parcheggi la macchina? L'ottantesimo piano di un grattacielo, cioè con dell'escort dentro probabilmente me la fa ritrovare. Minchia, ma queste sono veramente geniali, ragazzi. Cioè, questa è veramente geniale. Super colla, stessa tecnica del bagnoschiuma di prima, pacco mini. Qua effettivamente ha senso, perché c'è un grande risparmio, soprattutto sulla super colla che ne usi poca. Quindi comunque c'è veramente tipo un terzo del prodotto che in realtà è spacciato. Ma dico io, ma non sono illegali queste cose? Cioè, come cazzo è che nessuno si lamenta e gli fa una denuncia? La libreria adesso vende caffè gratis per un dollaro. Sembra conveniente. Questo potrebbe essere un episodio tranquillamente di Space Valley. È come sulla confezione. Il clickbait penso più assurdo che esista. Infatti, quello che vi dicevo prima, noi youtuber in realtà ci siamo limitati a fare quello che è la vita in generale. Cioè le pubblicità, ragazzi, le pubblicità sono i veri clickbait del mondo. Guardate questa pizza, cioè quella là fa cagare anche quella che c'è sul pacco, anche perché c'è scritto triple pepperoni, ma che cazzo, non si chiamano pepperoni, ma soprattutto vi sembra uguale? Minchia! Bravi Avast, grandissimi anzi. Di solito il tasto per continuare è verde, loro hanno messo il tasto di annulla disinstallazione in verde. Minchia, questo è geniale, oh. Adesso faccio che il tasto iscriviti lo metto in verde e il tasto disiscriviti gli metto sopra una dicitura, lo copro con scritto tipo abbonati, così col cazzo che vi disiscrivete. Ok, abbiamo visto un po' di clickbait sotto forma di immagini. Invece su Reddit una cosa che mi faceva molto molto ridere: secondo voi quali sono alcuni esempi di clickbait in real life? Un tizio risponde: le tette. Le tette sono un grande clickbait. Oppure un altro scrive: le parole scritte in maiuscolo. Esatto, minchia, quelle sono tantissimo clickbait. Infatti anche chi utilizza dei titoli, per esempio su YouTube, col maiuscolo, probabilmente perché pubblicità, è vero, è quello che vi ho detto io finora. Le pubblicità sono il fulcro del clickbait. Quando qualcuno esclama qualcosa ad alta voce vicino a te e tu ti senti forzato a dire qualcosa perché sai che vogliono questo. Questo però effettivamente non mi è mai capitato, però riflettendoci potrebbe funzionare. Il telefono che suona, che ti convince a rispondere sperando sia una chiamata di sostanza e poi non lo è. Però che viaggione che ti sei fatto! Cioè, quel cazzo di povero telefono, mica lo sai che ti sta chiamando tua mamma per dirti di cambiarti le mutande e di non rimetterti quelle sporche. Il college, da una parte ti prendi una buona educazione e forse ti porterà ad avere un miglior lavoro in futuro. Dall'altro lato però dovrai pagare un sacco di soldi e potresti finire coi debiti. Però è un circolo, vedi, che si autochiude. Hai debiti, lavori, paghi i debiti di quando hai iniziato a lavorare e continui così fino a morire praticamente. Questo è sì il reggiseni col push up. Questo è un clickbait enorme, enorme. Questo segnatelo, Murri, per la copertina, che potrebbe servire. Saldi! Questo ha fatto un bel elenco, e sono tutti papabili clickbait. I segnali a neon, i 2x1, i coupon, tutto quello che fa la gente per farti entrare nel negozio e comprare roba. Fino al 70% di sconto, sì. Solo che gli unici oggetti col 70% sono un paio di ciabatte numero 13 e tutto il resto è a 300 dollari o 275. Il trucco! Minchia, giusto! Il trucco è un gran clickbait, anche quello, bravo! Le caramelle e la roba accanto alle casse in un sacco di supermercati, anche detta acquisti impulsivi. Ed è il motivo per il quale vi racconto questo aneddoto e concludo qui, perché mi sa che ci siamo dilungati anche tanto, però questo video mi è proprio piaciuto un sacco. L'altro giorno ero al supermercato e c'era una signora, anzi una bambina, che piangeva perché voleva comprato l'ovetto Kinder accanto alle casse. Il papà glielo compra, c'era anche la nonna con loro, e la nonna però si è arrabbiata con la cassiera perché le ha detto: ehi signora, però queste cose non è che dovrebbero stare vicino alla cassa.
la signora l'ha guardata e gli ha detto: signora, se lei non glielo vuole comprare, noi glielo compra. Non è che adesso noi spostiamo le cose perché lei non sa dire di no a sua figlia. Effettivamente ha ragione, ma è proprio il motivo per il quale sono messi alle casse, perché così i bambini rompono i genitori, glielo comprano e fanno bene. Bene ragazzi, direi che per questo video possa essere tutto. Ci siamo fatti una bella chiacchierata lunga, sarà un video abbastanza lungo, ma io mi sono molto molto divertito. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo video e soprattutto se avete rivisto in queste cose qualche clickbait della vostra vita. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. Woo!